And everyone. Buonasera, bentornati a Universal Pleasure, questa sera una puntata specialissima. Intanto vado a presentare il mio collaboratore Roberto Masini in Arte Robo. Buonasera. Presentiamo adesso gli ospiti speciali di questa serata. Mirko Acquarelli alla mia sinistra, organizzatore della Caratella Race. Buonasera a tutti. Accanto a Mirko il team Universal Pleasure composto da Benedetti Luigi, mio babbo. Buonasera a tutti. Gioco in casa. Accanto a Benedetti Luigi, Giorgio Ioli. Buonasera a tutti. Adesso, prima di farvi vedere un video bellissimo, so che Luigi vuole fare dei complimenti particolari, speciali. Beh, complimenti particolari. Sono contento di fare dei complimenti a Mirko, perché un evento come quello della Caratella, se non ci fosse un impegno come quello che lui ci mette e con tutti i suoi collaboratori, sicuramente non sarebbe avuto questo successo che ha avuto. Quindi lo ringrazio e sono contento. E sempre di più ci si deve mettere in impegnare. Infatti l'anno scorso ci è mancato. Io ti ringrazio, ma io giro la parola a tutti i miei ragazzi, perché senza di me non avrebbero, cioè nel senso che è stato... Sono stati dei grandi, perché sì, sono i numeri uno. Sì, infatti io ho riferito te, ma anche tutti i tuoi collaboratori. Certo, certo. Io mi unisco a loro, uguale, anch'io ringrazio Mirko perché è divertente, molto. Anch'io ringrazio Mirko e l'anno scorso ci siete mancati, tra l'altro, perché so che è saltato un anno, non anticipiamo niente, perché andiamo a vedere appunto il filmato, che sono le immagini che parlano da sole. Ciao ragazzi, siamo a Coriano in occasione dell'evento Caratella Race. Ci siamo questa sera come associazione per portare il messaggio di rispetto in questo evento stupendo che coinvolge tanti giovani, anche piccolissimi, e le loro famiglie. Adesso andiamo a fare una bellissima carrellata di tutte quelle che sono le varie caratelle bellissime che colorano questo evento, ma prima vi faccio il segno del rispetto che non ci vogliamo dimenticare, che è questo. Aiuto! Viva rispetto! E queste piccolissime tifose sono qui per la caratella, sì o no? Sì! Dai che andiamo a vedere tutte le caratelle, quelle più belle! Ci facciamo ciao alla telecamera! Ciao ciao ciao! Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Side.
Mirko, hai visto che belle immagini, che emozione, adesso che tu l'hai organizzata e quindi quando si lì sei preso dal momento non riesci a gustartela pieno, vedere queste immagini che effetto ti fa, ti emoziona? Ah, mi emoziona bestia, nel senso che è bello, bello, gran, bello, grande, bello tutto. Viene ripagata tutta la fatica quando vedi il risultato finale? Sì, di tutti proprio, io penso che quando vedranno anche questo video si fanno delle belle risate un po' tutti. Com'è che nasce? Quindi ci spieghi un attimo questa, certo, caratella, parte a coreano da qualche anno. Sì. Com'è nata l'idea di questa? L'idea è data da altri ragazzi che li nomino, che non, sì, ci sono qua presenti, Matteo, Emanuele, Enrico, Alessandro e altri che adesso su due piedi non me lo ricordo. Sono stati a Torino, nel Red Bull Sudbox, le prime volte, credo nel 2009, poi hanno sportato questo, tra virgolette, idea a coreano insieme al don Egidio, se non, quindi, sbaglio, anche un prete che in mezzo, era un nostro prete di qualche anno fa, che era nostro parroco, e niente, hanno lanciato questa idea qua a coreano, all'inizio erano poche persone e poi dopo hanno avuto la sfortuna o fortuna di ingaggiarmi a me l'anno successivo e ci siamo partiti in tromba e siamo arrivati dove siamo arrivati. Tutto qua. Ecco, da un'idea di pochi amici, adesso avete uno staff organizzativo abbastanza consistente che ci lavora, eccetera. Quindi, sì, siamo attorno alle 80, un centinaio di volontari che ci danno una mano. Quindi lo staff si è moltiplicato per, sì, far questo. Sì. E il pubblico dalla prima edizione? Dalla prima edizione erano, non so, centinaia, 200-300, poi ogni anno è cresciuto sempre in modo esponenziale. Che numeri siamo arrivati? Anche di equipaggi, di partecipanti? Dicono, dai, siamo partiti con una trentina di caratelle, la prima edizione, poi siamo arrivati a un massimo, penso, nell'anno 2012, se non sbaglio, attorno alle 150, poi dopo siamo scesi, siamo risaliti e quest'anno siamo arrivati attorno a un centinaio. Ma la cosa bella erano tutti da fuori. Bologna, Bergamo, Città di Castello, insomma tutta l'Italia era con noi, insomma, Lazio, Puglia, Calabria, dei team, bello, bello, mi fa molto piacere. C'è differenza di partecipazione fra il sabato e la domenica? O no, il sabato sera abbiamo fatto semplicemente una cosa in più per arricchire il nostro pacchetto gara, nel senso che era un bello, bello ampio. Abbiamo regalato la serata del sabato sera alle prime 40 iscritti che mandavano la mail sul nostro sito e così. Ma io voglio sapere, l'anno scorso non avete fatto la caratella, metto il dito nella piaga, è stata una tecnica tipo tramorosi, adesso non ci sono, così sentirete la mancanza dell'anno dopo ancora di più, o c'è stato un disguido? Beh, è stato un disguido in, tra virgolette, diciamo in famiglia, tra comune e noi, ma però è stata una cosa che giustamente quando ci si va, come posso dirti, a sbattere come idea, ci siamo messi a tavolino, abbiamo risolto tutti i problemi e dopo si è pensato, a cazzo, abbiamo fatto, boh, è scappato, è stato un'arma da taglio in positivo, perché se, esatto, il prossimo anno lo facevi, è stata una cosa involontaria, diciamo. Alla fine ha fatto pensare, capire quanto, sì, la vostra certo, mancanza ha fatto capire l'importanza di questa iniziativa, certo, cioè si sapeva già, però a maggior ragione si è visto, sì, il vuoto. Sì, sì, sì. Sì, però io tra le caratelle che ho visto così, ne ho vista anche una con scritto Universal Pleasure. Te stai facendo finta di niente, ci giri intorno, sì, e parli.
È vero, perché mi hanno fatto una sorpresa, infatti adesso ci sarà il secondo video, una sorpresa che il team Universal Pleasure che abbiamo appunto qui ha voluto organizzare a me. L'idea è partita da Benedetto Luigi, che è mio babbo, insieme a Giorgio Ioli, quindi do la parola a Luigi. Mi fa strano chiamarti Luigi. Vai Luigi. Mi devi chiamare così. Niente, è stato così che l'Irene è molto impegnata in tutto quello che fa. Babbo mi piacerebbe, però allora io gli ho detto: lascia stare con tutti gli impegni che ha, vuoi fare anche la cartella. Anche invece sotto mi sono organizzato con mio fratello, che purtroppo oggi non c'è per motivi di lavoro, e qui Giorgio, abbiamo detto facciamo qualcosa di nascosto, ciò che hai una cartella, ci organizziamo. Niente, abbiamo fatto le prove, abbiamo messo sui loghi. Dopo chiediamo dopo, perché adesso facciamo vedere le seconde immagini e poi approfondiamo che cosa avete combinato. Avevo visto che c'erano dei movimenti strani io certe sere. Andiamo a vedere il secondo filmato, che però è la parte della domenica, quindi di giorno. Universal Pleasure, partiamo, sono due piloti di moto, Davide e Benedetti, come stai? Ciao a tutti, è stata un'esperienza bellissima, mi sono divertito tantissimo, non credevo, veramente un bellissimo pubblico, un'organizzazione perfetta, veramente complimenti a tutti e bello. Prima volta che partecipi alla caratella? Sì, è la prima volta e sicuramente parteciperò ancora. La prima volta l'hai fatta ieri sera in notturna, è stata una gara dura? Ieri sera in notturna abbiamo assaggiato subito il terreno e vabbè, è la prima volta, ci sta, comunque oggi è andata meglio e andrà meglio la prossima volta. Invece passiamo all'altro pilota, Giorgio Ioli, per te non è la prima volta io so alla caratella? No, io sono alla quarta edizione, però la prima volta con un collega, ex collega pilota. E la prova... I piloti non potevate fallire, insomma? No, assolutamente no. Ieri sera c'è stata la notturna, che differenza, perché anche se hai fatto tante volte la caratella è stata la prima volta che per te è notturna, quindi? Beh, la nostra notturna è stata molto bella e... Com'era la storia dei fossi che non ho capito? No, noi dovevamo accertarci che avessero tagliato l'erba nel fosso, infatti io e il mio collega Davide, ovviamente alla prima variante, a testa in giù, siamo andati a vedere che tutto era a posto. E voi siete a posto o non vi siete fatti nulla? No, noi non ci siamo fatti nulla. Allora io vi riaspetto Staltrano con la caratella Universal Pleasure, questi sono i loghi dell'associazione che ho anch'io, e quindi adesso facciamo il simbolo del rispetto, che è proprio il logo dell'associazione Universal Pleasure. Il gesto di rispetto anche da questa bellissima caratella, perché ci divertiamo con le famiglie e vogliamo dire che il rispetto è in tutte le cose, giusto? Sicuramente sì. Soprattutto in queste cose di divertimento. È vero, quindi rispettiamoci e vogliamoci bene. Per il rispetto, più o meno. Caratella l'ha inventata il Papa tedesco qui sotto, perché adesso che non è più in Vaticano non c'è niente da fare, si è messo a fare la caratella. Allora andiamo dal Papa tedesco qui sotto e ci dica, questa caratella è il primo anno che debutta? Come Papa mobile sì, altre volte era più sul profano che sul sacro. Com'è la benedizione? La benedizione è... Universal Pleasure, per il rispetto, grazie, in bocca al lupo! Bravissimi! Per il rispetto, Universal Pleasure. Arriva, arriva! Vai,
per l'associazione Universal Pleasure. Grazie, un bacione. La pulizia fa il simbolo del rispetto, grazie. In bocca al lupo. Evviva il rispetto, evviva il rispetto, dillo con me, evviva il rispetto. Evviva il rispetto. Che dire, oggi veramente una giornata stupenda, perché abbiamo la vivacità, abbiamo il sole, l'adrenalina e quindi siamo tutti qui a Coriano. Benissimo, queste sono altre immagini, Mirko, che poi ce ne saranno altre, ma quella sarà una sorpresa. Ti hanno emozionato anche questa? C'è poco da dire. Il sabato sera è stata una novità, perché dai, era, ma la domenica è stato reale. Bello, bello molto, grazie. Ah, grazie, te lo diciamo noi. Per il video, è chiaro. Rob, ascolta, so che tu adesso vuoi fare un interrogatorio a mio babbo, quindi ti lascio la parola. Non voglio massacrarlo, non voglio fargli un interrogatorio. Però qualche curiosità, sì. Te sei un appassionato di go-kart, sei abituato a piste, velocità. La caratella per te è un gioco da ragazzi, dai, come andare sul triciclo. Allora, precisiamo alcuni aspetti. Il go-kart, sì, io sono appassionato, ne ho avuti più di uno e andavo sulle piste. È vero, il go-kart, cioè la velocità c'è, però ci sono anche degli ottimi telai, degli ottimi freni, e quindi la velocità sì, la riesci a gestire in una certa linea. La carrettella, vabbè, si va più piano, però secondo me, quando alla fine siamo lì, perché se con dei freni di legno e vai a tirare sull'asfalto, e comunque andare giù con una carrettella ci vuole il coraggio, eh. Dopo ci sono quelle simpatiche che vanno pianino pianino, ma quelli che vanno giù veramente ecco, forte. Sul coraggio mi interessava anche il discorso delle prove notturne che avete fatto. Ecco. Tu sei anche un navigatore, tanto io svelo tutti i tuoi altarini, guarda. Che ruolo hai avuto? Sono... Mi fai arrestare, mi fai. Non diciamo che lo facevi senza patente, senza no, licenza di diciamo guida. Che... Diciamo che hai fatto il navigatore. Diciamo che praticamente prima di partecipare a questa manifestazione con lui e mio fratello, mi ha detto di bisognerà provare questa cartella, perché sennò arriviamo là. Siamo andati in delle stradine un po' vicino a casa nostra, che praticamente non c'è, diciamo subito, non c'è nessuno. Eravate in sicurezza, dai. Certo. Diciamo che erano chiuse le strade. Oh, insomma, sì. si sono buttati giù. Avevate le transenne, vero? Sì, certo. Comunque se ne niente, ci siamo buttati giù con sta carrettera, vediamo come va. Ecco, io con le luci dietro, con la macchina, fagli luce. Gli dicevo vai piano, loro mi insultavano, come dire, come vai piano? Sai. Diciamo che era un'ammiraglia di ciclismo più che un navigatore di cose. Sì. L'ammiraglia che sta dietro e incita. Incita, sì. Beh, no, io dicevo di andare piano, loro che andavano forte, che mi sembrava, no, comunque ci siamo divertiti e era giusto anche farla provare, perché altrimenti questi qua andavano. Esatto. Infatti, Giorgio, tu da ex pilota, dai un attimo un accenno alla tua carriera, della tua carriera. Ma quale? Da pilota di moto. Ma la carriera quella di quella che è stata, vabbè, dalle mini moto alla 125, poi la 600, eccetera eccetera. Però no, sto pensando alle prove notturne. Ecco. Come sono state? Come hai avuto l'impatto, come hai vissuto l'impatto della prova notturna sulla carrettella? No. Tu che della velocità non hai paura? No, innanzitutto saluto e ringrazio Davide, che purtroppo non c'è, e esatto, il navigatore, il mio formatore. Ciao Davide. Ciao Davide. Ciao Davide, grazie, perché anche lui ha contribuito. Le prove notturne grazie a Luigi, perché insomma ci voleva una macchina dietro con gli abbaglianti, no, non era facile, e soprattutto abbiamo evitato di farci arrestare, quindi
è andato tutto bene. Però dobbiamo anche dire che noi l'abbiamo fatto, ma non ci deve imitare nessuno. Esatto, noi l'abbiamo fatto in una strada chiusa. Ecco, non ci deve imitare nessuno. Senza uscita, chiuso, senza uscita, okay, ovviamente, perfetto. Chiusa. E, avevate i caschi, avevate le tute. Avevamo i caschi, le tute, tutte le protezioni, i guanti, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo fatto le prove in una strada chiusa e poi insomma c'era Luigi che ci seguiva, avevamo i walkie talkie, le radio, uno da una parte, uno dall'altra. Saluto anche i miei amici di Morciano, Baldo e Manovello, che anche loro sono stati coinvolti per la prima volta in una caratella, e li ringrazio per aver seguito questa idea bizzarra. E quindi insomma abbiamo fatto tutto in sicurezza, quella deve essere la prima cosa in assoluto. Ecco, lanciamolo bene questo messaggio, cioè, sì. La caratella è bella, su strade sicure, con i caschi, con sì. Le coperture, eccetera. Non è un gioco da fare da no. Ragazzini, da mettersi. Sembra. Ribadiamolo bene. Sembra, la prima impressione sembra un gioco la caratella. Io vedo, ho visto anche la caratella di Acoriano la domenica mattina, i bambini, però vedo che vengono seguiti dai genitori, poi Mirko si preoccupa molto, insomma, il casco innanzitutto, avevano certo. I guantini. Io sono andato proprio a vederli domenica mattina i bambini per vedere... Poi avevano quasi tutti i trail da kart o delle caratelle fatte molto bene. E no, la sicurezza deve essere la prima cosa in assoluto. Poi viene tutto il resto. Il divertimento. Il divertimento. Prima in sicurezza. Mirko, torniamo su di te. Allora, queste edizioni che fate di caratella, molto belle, hanno, oltre al bello, il divertimento, sotto c'è uno scopo di raccolta fondi molto importante. Vogliamo dirlo perché è un aspetto che non va... insomma va reso pubblico perché certo, magari certo. La gente non lo sa. Certo, noi abbiamo sposato la causa AROP Onlus, che è un'associazione che agisce all'interno dell'ospedale di Rimini, che si occupa di problemi ai bambini da 10 ai sì, da 0, da 10 ai 15, se non mi ricordo bene il target d'età. E niente, abbiamo sposato questa causa perché siamo andati, io e il mio braccio destro, sinistro e altro, a trovarli in ospedale e abbiamo visto come lavorano, come si occupano di questi bambini. Allora potevamo solo innamorarci di questa associazione e siamo andati avanti col progetto, i vari disegni su Facebook per il bambino che ha vinto, abbiamo creato la caratella, ne abbiamo fatte di tutti i colori quest'anno. Questo è bellissimo, so anche che avete fatto, ad esempio parlando di centro giovani, anche il centro giovani è stato aiutato attraverso questi fondi. Sì. È un centro, un punto di ritrovo importantissimo per Coriano, per certo, i giovani. Certo, abbiamo messo operativo 2 anni fa, abbiamo donato i soldi a, se non sbaglio, i Dottor Clown, che quest'anno hanno dato una mano molto... con i video, hanno fatto dei video splendidi, e l'anno prima abbiamo donato dei soldi al centro giovani dove noi attualmente gestiamo, abbiamo reso un punto dove alla fine era c'erano solo i muri, abbiamo messo operativo una cosa che secondo me come centro giovani per Coriano che non c'era assolutamente nulla, esatto. Abbiamo creato un giro di ragazzi molto bello, e poi abbiamo fatto eventi, abbiamo fatto corsi. Sì, abbiamo cercato ci sono anche delle attività all'interno di questi centri. Certo, abbiamo cercato di mettere operativo. L'ultima tutto. Curiosità, certo. Perché sennò stiamo troppo sul buonismo. Certo. Quest'anno per farvi pubblicità cattiva. Avete fatto lanciare il sindaco col paracadute. Sì. L'avete costretta. Diciamo che non abbiamo fatto pubblicità, abbiamo l'avete cercato lanciata di... Abbiamo lanciato il nostro ah, quindi partner. Deve essere senza paracadute. Sì. Okay, il nostro partner ufficiale dell'evento è Turbolenza. Se avete ben capito, sì, insomma, sì, sì. E ringrazio Daniele pubblicamente perché è stato il numero uno, ci ha messo a disposizione tutto. Niente, è stata lanciata questa idea così molto banale da parte mia, così scherzando, ridi e scherzi. Prima il parroco, poi il sindaco, poi hanno detto tutti e due sì, e ho detto cavolo, mi tocca lanciarmi anche a me. Allora, ce ne vuole coraggio, eh? Ce ne vuole. Io non avrei il coraggio. Diciamo che la mia paura è stata più che altro. E quando salivi, poi dopo quando si è aperta la porta, si è aperto il mondo e non si può descrivere l'emozione in quei secondi, quei 50 secondi che vai giù intorno ai 220, non si può. Puoi scrivere, è un'emozione unica, da provare. Mirko, cosa dire? Io sono contentissima che sono riuscita ad averti qui tra noi, il tempo purtroppo è scaduto perché è sempre poco, mi tocca arrivare a partire con i saluti, quindi saluto, parto in fondo da Giorgio Ioli, team Universal Pleasure. Ciao a tutti, ci vediamo quest'altro anno alla caratella e grazie mille a voi. Benedetti Luigi, mio babbo, sempre ciao. Team Universal Pleasure. Ciao a tutti, buona serata. Mirko Acquarelli, grazie. Ringrazio tutti e buona serata a tutti. Grazie a te Irene che mi hai invitato. Minimo, ti rivorrò ancora perché abbiamo tempo fino a maggio. Robo, ci tocca salutare e lasciare da la solo, parola. Da solo, senza che mi presenti?
Roberto Masini. Ciao a tutti. Presentiamo di nuovo Roberto Buonasera. Masini, salutiamoci. Non andate via perché adesso c'è Stefano Capitanio con i consigli sull'attività fisica. Ciao. Ciao. Andate, che stupida. Freedom. Freedom. Buonasera, ben ritornati al nostro appuntamento di preparazione fisica. Siamo qui con il nostro preparatore atletico Stefano Capitanio. Buonasera. Buonasera a tutti. Adesso questa sera, Stefano, ho una domanda particolare che ce la rivolge un ragazzo che si chiama Luca, che è sempre stato una persona che si è, ha praticato sport, e la sua domanda è questa: ho il timore di interrompere l'attività fisica per paura di ingrassare. Cosa succede al nostro fisico appunto se interrompiamo l'attività bruscamente? Quali sono le conseguenze immediate e quelle future? È chiaro, se una persona ha fatto uno sport agonistico per 20, 15, 20 anni, magari anche ad alto livello, è stata abituata per molti anni a allenarsi molte ore al giorno, a tenere un'alimentazione molto corretta e soprattutto a fare una vita equilibrata. Chiaramente parliamo di uno sportivo che ha praticato uno sport agonistico a buoni livelli. Esatto. Quindi in paragoni diciamo abbastanza facili, è come dire che una persona si è svegliata per 25 anni alla più o meno alla stessa ora, mm-hmm. avendo la sua giornata già comunque disegnata, smette di fare comunque questa attività, smette per vari motivi che possono essere un infortunio, fine carriera, tante cose, la sua vita a livello sia quotidiano che alimentare sicuramente sarà stravolta, perché comunque mettiamo un calciatore che ha giocato per 20-25 anni ad alti livelli, ha tenuto una vita, presumo, da sportivo perfetto. Perché ne ho visti molti di calciatori che una volta interrotta la carriera tendono a ingrassare. Ecco, qui bisogna partire da un presupposto che questi calciatori, la maggior parte di questi calciatori che comunque hanno, diciamo, vissuto per tanti anni nell'elite dello sport, perché comunque il calcio in Italia è il top, erano abituati comunque ad avere una persona che comunque dovevano vendere la loro immagine, perciò vendendo la loro immagine dovevano tenersi in una determinata maniera. Cioè, determinata maniera vuol dire comunque stare completamente a dieta tutto il periodo in cui questi calciatori hanno fatto la loro attività, e comunque in genere un calciatore ha comunque anche delle privazioni, ha comunque degli orari da quindi tutto un regime di vita regolare, certo. Dormire, mangiare, allenamento. Chiaro, anche perché comunque allenandosi molte ore a settimana il metabolismo per 20-25 anni è rimasto ad un livello molto alto, perciò probabilmente in questi anni poteva permettersi anche dei piccoli stravizi, magari nel periodo estivo in cui la preparazione veniva sospesa e non ingrassava. Chiaramente, smettendo di colpo di praticare il suo sport che ha praticato per diversi anni, il suo corpo cambia, perché è innegabile che un po' l'età, un po' magari fine carriera, infortuni, cose, il calciatore inizia a fare quello che per 20 anni non ha fatto. Quindi, e il suo corpo va a toccare delle cose nuove a cui non era abituato e reagisce in maniera non molto positiva. Quindi il nostro spettatore a che cosa va incontro? Ingrassare, quindi non smettere di allenarti, Luca, perché il problema è che ingrasserà, il tono muscolare calerà. Io direi che comunque bisogna sempre partire da, bisogna vedere questo il signor Luca, bisogna vedere il suo tipo di fisico prima di fare questo tipo di attività. Se lui prima di fare il calciatore per 15-20 anni o fare il giocatore di basket aveva un fisico comunque asciutto e che comunque riusciva a rimanere abbastanza nella norma, non accumulava grassi, probabilmente il suo corpo perderà la massa muscolare magra che ha mm-hmm. costruito negli anni in cui praticava la sua attività, però il fisico comunque rimarrà abbastanza piacevole. Invece se il signor Luca è partito da un fisico, diciamo, che tendeva ad accumulare adipe, probabilmente smettendo l'attività e andando in giro con gli amici, divertendosi, tornerà al punto di partenza, se non peggio. Quindi possiamo però consigliargli che senza praticare un'attività così intensa potrebbe casomai invece accompagnare questo stacco da un'attività più in genere, leggera, tipo camminare. Bravissimo. Fanno le donne camminare, ma anche bravissimo. Gli uomini lo possono fare. In genere uno sportivo che ha praticato per tanti anni uno sport che magari gli ha anche dato da vivere, mm-hmm. è molto difficile esca completamente da questo mondo.
in genere comunque gli ex calciatori partecipano ai tornei estivi, beach soccer, in qualche modo, dai, cercano mantengono. Comunque di mantenersi nella, in una forma decente, chiaramente, anche perché poi ingrassando, iniziando magari a introdurre delle cose che prima non prendevano, si va comunque a toccare degli argomenti un po' delicati. Che è la salute. Della salute. E questo ne parleremo in un'altra puntata e approfondiremo molto anche questo argomento. Stefano, abbiamo finito i nostri minuti, purtroppo. Io ti ringrazio per le preziose pillole che ci dai ogni volta. Ci ritroviamo il prossimo lunedì con le vostre domande. Ciao! Buon lavoro a tutti, ciao! Freedom.